telemedicina conquista il paese del dragone e probabilmente resisterà anche dopo l'epidemia di coronavirus. Dotati di cuffiette e computer, i medici dell'ospedale centrale di Shui a Shanghai forniscono consultazioni online. Milioni di cinesi hanno ricevuto l'invito a ridurre gli incontri, in tanti hanno paura di entrare negli ospedali o ne sono del tutto impossibilitati per via delle restrizioni ai trasporti pubblici. Basta un telefonino e una connessione e potete comunicare con l'ospedale e anche beneficiare dei servizi sanitari, comprese le consultazioni online, ha spiegato il direttore della struttura. L'emergenza coronavirus cambia anche il modo di ascoltare la musica live. Fermi i concerti, accanto agli inviti a stare a casa, gli artisti escogitano nuove forme di intrattenimento. Tra i primi, Mario Venuti ha pubblicato un video dal salotto di casa sua. Poi è stata la volta di Francesco Gabbani, che ha fatto un live in diretta Instagram dal suo studio casalingo e ha invitato i suoi fan a rispettare le norme imposte dall'emergenza sanitaria. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Piccola rivoluzione per gli utenti di WhatsApp in tutto il mondo, è ora disponibile la Dark Mode su iPhone e Android. Sarà possibile utilizzare WhatsApp con un nuovo look. La Dark Mode è stata progettata per ridurre l'affaticamento della vista in ambienti poco illuminati e a limitare quelle fastidiose situazioni in cui il telefono illumina l'intera stanza.